Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un altro video. Ho fatto di recente un video sulle 5 cose che non sapevate sul boss katana ed è stato uno dei video più visti nel canale e quindi ho voluto approfondire di più l'argomento parlando del Boston Studio, che praticamente è l'app, il programma che possiamo utilizzare per modificare i toni all'interno del boss katana. Non utilizzando questo software praticamente avremo a disposizione 3 boost, 3 modulazioni, 3 delay, 3 effetti e 3 tipi di riverbero che ci sono nel boss katana, giusto spipettando le manopole che ci sono qua. Però andando dentro il Boston Studio possiamo avere un sacco di opzioni in più e voglio far vedere giusto un accenno di come funziona. Sto utilizzando l'amplificatore a 100 watt Mark 1, però le stesse cose le potete trovare praticamente anche sul Mark 2, se non di più. Dunque, questa è la schermata principale, sto usando la mia fidata PRS SE e come vedete qui abbiamo diciamo il pannello che troviamo sopra il boss katana più altre cose qua sotto. Partiamo dall'alto. La prima cosa che vedrete ci sono il tipo di amplificatori, giusto per farvi sentire un attimino veloce come funzionano. Abbiamo il canale acustico che praticamente è un canale trasparente. Poi abbiamo il canale pulito. Non cambia tanto. Poi abbiamo il canale crunch. Il canale lead, che credo che sia tipo una simulazione di Marshall. E il canale brown, che non è altro che il 5150. Se avete la Mark II, qui sopra avrete un pulsante che vi dirà la variante che volete scegliere. Ogni canale ha 2 varianti. Qui poi abbiamo i classici controlli gain e volume. Niente di nuovo. Una equalizzazione, bassi, medi e alte. E poi qui entriamo nella sezione effetti. Se avete un Mark II avrete più effetti qui. Invece col Mark 1 semplicemente possiamo scegliere uno di questi 3 effetti semplicemente cambiando la manopola. Come vedete qui si cambia il colore. Dunque qui ho 2 opzioni, ho un boost e se vado qua invece ho una modulazione. Nella seconda fila di effetti qui ho un delay oppure un'altra linea di effetti. Come nell'amplificatore posso cambiare l'effetto premendo sul pulsantino qua su in alto. Cos'è quello verde? Che è molto utile. Questo invece è il classico riverbero. Ci sono sempre 3 varianti. Oh, c'è anche il delay, figo. E alla fine ho l'opzione presenza. La presenza è una cosa un po' particolare, ne parliamo un'altra volta magari. Qui dovremmo avere anche una risonanza della cassa, è accessibile nel Mark 1 tramite questa sezione qua in fondo al system. Adesso l'ho tenuta sotto vintage. Passiamo agli effetti, qua giù possiamo decidere quali effetti scegliere se vogliamo premere i nostri 3 pulsantini qua in alto, quindi ad esempio qui se premerò questo adesso ho un pedale di distorsione, un blues drive oppure un overdrive tranquillo. Per la sezione delay qui posso decidere col tap tempo praticamente quanto delay voglio e nella sezione di verbero posso utilizzare un delay secondario. Passiamo alla catena. In questa sezione posso cambiare dove voglio l'ordine dei miei pedali. Qui ad esempio nella prima ho chitarra, preamp, boost, delay e riverbero, nella seconda che è quella che uso di più di solito perché ho il boost qua davanti, oppure posso scegliere di avere sia il boost e il delay un effetto davanti
preamp, riverbero e alla fine lo speaker. Dunque abbiamo una sezione, qui siamo nella sezione boost, quindi i nostri distorsori, overdrive. Qui ad esempio adesso sto scegliendo un natural overdrive, per accenderlo basta che praticamente premo qua, alzo un pochino la manopola del drive, come vedete si alza il drive automaticamente, lo voglio un pochino basso adesso, giusto come specie di boost, diciamo questo, mettiamo così. Se voglio aumentare il drive, come dicevo prima, non ce ne sono soltanto tre, ce ne sono veramente tanti. Questo ad esempio è un proviamo il distorsore plus, che è della MXR. Qui entriamo nella sezione modulistica, ci sono parecchi effetti che possiamo utilizzare, slicer, vibrati, phaser, chorus. Giusto per darvi un esempio, facciamo una patch veloce. Di solito mi piace abbassare molto le sonorità alte, nel Boscatana credo che ne abbia parecchie. Nella sezione di lei abbiamo parecchie scelte ancora, digitale, pan, stereo, analogo, modulato, giusto per darvi un assaggio. Questa è la seconda linea di effetti extra, possiamo scegliere anche qui parecchi suoni diversi, phasers, più o meno sono sempre gli stessi di prima. Questa è la sezione del secondo delay, se ho scelto di avere un delay con il mio riverbero, praticamente questo si accenderà automaticamente, come vedete. E questo è un delay analogo. Passiamo alla sezione di riverbero, qui ne abbiamo solo 5, però non sono male. Giusto per farvi sentire un attimino. Se abbiamo connesso un pedale ad espressione, qui abbiamo il nostro pedale wah che possiamo accendere e spegnere. Ovviamente dovremo togliere un tasto, diciamo, al nostro GAFC, quindi dovremo azionarlo tramite il GAFC, purtroppo, però funziona bene. Poi passiamo a una cosa molto figa che è la sezione equalizzazione. Possiamo scegliere di avere un equalizzatore parametrico oppure un equalizzatore a 10 barrette, che è la versione più classica, quindi possiamo utilizzarlo sia come boost, possiamo utilizzarlo come per alzare un pochino le nostre frequenze alte, le medie, le basse, è molto molto utile secondo me. E bisognerebbe, secondo me è una cosa che possiamo lasciare per un altro video, anche perché sinceramente l'equalizzazione è uno strumento molto utile e sottovalutato, e consiglio a tutti di perderci parecchio tempo qua. Ne farò un altro video più avanti. Poi abbiamo un noise gate che è molto utile se abbiamo una sezione high gain. Qui invece abbiamo il nostro send and return, possiamo utilizzarlo tranquillamente per il nostro loop effetti, quindi metterci dei pedali, oppure collegare un altro cavo come ho fatto con il trucco del boost. Questa è la sezione dell'assegnamento dei parametri, quindi possiamo utilizzare il nostro pedale d'espressione per alzare il drive del nostro pedale, o comunque il gain del nostro amplificatore, le alte, le basse, qualsiasi cosa che ci viene in mente. E possiamo anche, nella versione 2, possiamo anche credo cambiare i tasti del GFC a cosa corrispondono, quindi è molto molto più utile.
Qui invece a sinistra abbiamo la nostra lista delle patch, possiamo tenere fino a 8 canali più il panel. Questa ad esempio è una simulazione acustica. Però se voglio cambiare ad esempio con un altro suono, questa è la sezione Librarian, quindi ho scaricato delle patch o le ho comprate online e qui le ho salvate praticamente se voglio praticamente utilizzare nuove patch. Ad esempio queste sono delle patch di Danish Pit della Undertones TV, ad esempio questo è una delle patch. Funky! E poi abbiamo un fuzz. Infine in fondo, se voglio scaricare delle patch dal Tone Central Studio, posso fare anche questo. Ci sono vari tipi di patch, delle patch per le canzoni più famose, diciamo questa ad esempio mi ricorda qualcosa. Nella sezione sistema invece possiamo cambiare parecchie cose, quindi possiamo cambiare, come ho detto, la risonanza del nostro cab, equalizzazione globale, qui abbiamo un caso per l'USB, MIDI settings se avete la testata come me, lingua che potete scegliere tra l'inglese o il giapponese, meglio l'inglese, qui c'è il manuale delle istruzioni, se vogliamo utilizzare diverse cose tipo Katana, questo sinceramente non so che cos'è, me lo devo studiare, e anche la versione della nostra app. Adesso siamo alla versione 4 per il Mark 4, 1, versione 4 del Mark 1. Per oggi è tutto, spero che questo video vi sia stato utile, settimana prossima tornerò a parlare di chitarra fai da te, quindi stay tuned. Ciao!